Buonasera a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione, l'evento promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'Assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IEM Servizi. Siamo giunti all'ultima serata, ma non all'ultima giornata, che sarà domani, divisa tra gli interventi online, come quelli che stiamo facendo fino ad ora al mattino, e un evento per tutte le famiglie di Vittorio Veneto il pomeriggio al Parco Papadopoli. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta dall'Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e vi ricordiamo che siamo presenti sui canali social del Comune di Vittorio Veneto, YouTube e Facebook, da cui ci potete seguire in diretta, anche ponendo le vostre questioni, domande, osservazioni e scrivendoci i vostri commenti per interagire con noi in tempo reale, anche ponendo delle domande agli esperti che intervengono. Bene, essendo l'ultima sera, io rileggo nuovamente con grande piacere la lista delle persone, degli enti e delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa intera settimana di lavori, che sono l'associazione Arising Africans, Alter Evo Società Benefit SRL, il gruppo Alcuni, Percorsi Formativi 06, La Proloco di Vittorio Veneto, Leggiamoli Forte Biblioteca di Vittorio Veneto, Le Mamme di Ceneda, La Tenda TV, l'Associazione 400 Colpi, l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Lorenzo da Ponte e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Andrea Zanzotto. È qui con me l'assessore Antonella Caldart, a cui do il benvenuto. Antonella Caldart, siamo arrivati all'ultima serata del nostro festival, che non è ancora concluso, ma questa è un'altra serata importante, un evento clou. Un piccolo bilancio in due parole, se ti va. Sì, siamo al diciottesimo intervento, quindi abbiamo avuto degli interventi molto interessanti, di grande stimolo durante la settimana e questo va ad aggiungersi a tutte le emozioni che, come avete potuto vedere dallo stacchetto iniziale, la nostra città Vittorio Veneto sa dare e che io veramente vi invito a venire a sperimentare direttamente. È una città ricca di storia, di musica, d'arte, abbiamo dei borghi bellissimi e abbiamo anche una grande offerta di cibo e di vino. Quindi un'esperienza da fare e proprio per le emozioni che è capace di darci. Le stesse emozioni le abbiamo vissute in queste 5 giornate con questi 18 interventi di esperti, oltre ai vari eventi collaterali che vi si sono aggiunti. Ed è un'emozione che ci rende anche molto responsabili di ciò che stiamo facendo, perché l'emozione nostra è stata aumentata, condivisa, vorrei dire anche, dai numerosissimi commenti che ci sono arrivati, e non solo di ringraziamento, ma anche proprio di stimolo e di rimando rispetto ai messaggi che abbiamo dato. Un'emozione che sono certa continuerà questa sera grazie alla nostra ospite d'eccezione, a cui volentieri lascio la parola e di cui mi metto in ascolto. Ecco, grazie Antonella Caldart, naturalmente la presentiamo, l'ospite di questa sera, che contribuisce al tema dell'intero festival, a cui abbiamo dato il nome Educhiamoci. Io sono come tu mi guardi, proprio a sottolineare il fatto che noi vogliamo porre l'accento, parlando di educazione, non solo su quanto serve, importa per la salute delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, ma anche su di noi come adulti, che siamo il primo strumento, anzi siamo proprio i portatori di quello sguardo che danno fiducia e nutrimento alle nuove generazioni. E quindi educhiamoci noi per primi per educare meglio. Questo è il nostro obiettivo, un obiettivo che abbiamo condiviso con tanti relatori, che questa sera si arricchisce grazie al contributo della dottoressa Maura Manca. Buonasera dottoressa, le diamo il benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Grazie mille di essere con noi, psicologa, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza ONLUS, già direttrice del magazine adolescenza.it e molto altro. Il suo curriculum è molto vasto, non lo leggo tutto, ma i nostri spettatori l'hanno potuto consultare sul nostro sito www.educhiamoci.it. Questa sera abbiamo il piacere di parlare con lei del mondo degli influencer. Abbiamo usato un titolo
ironico e provocatorio allo stesso tempo, che è: ma tu ti fai influencer? E quindi vogliamo parlare di influencer, ma parlando appunto dell'influenza che possono avere su di noi se non sviluppiamo un senso critico. E il sottotitolo di questo incontro è: il potere e la responsabilità di condizionare i ragazzi e le ragazze. Ecco, quindi le lasciamo volentieri la parola per imparare qualcosa da lei, che ha molta esperienza e competenze in proposito. Grazie, grazie per questa presentazione, grazie per questo invito, sono veramente felice di essere qui oggi, soprattutto perché avete pensato, ideato, realizzato un percorso di crescita, non un singolo evento finalizzato a se stesso, ma tanti spunti, tanti esperti, tante riflessioni, proprio perché è attraverso i percorsi di crescita che si riesce a comprendere un mondo che è così complesso, che poi rappresenta la nostra quotidianità. Fondamentalmente oggi tutti noi siamo a contatto con contenuti che ci influenzano, con influencer, col digitale, a volte anche senza rendercene conto, forse toglierei a volte, la maggior parte delle volte, senza rendercene conto. E poi avete usato una parola che secondo me è quella più importante che dobbiamo utilizzare, che è educhiamoci, perché racchiude in sé il concetto di comunità, che è quello fondamentale, il concetto di comunità educante. Perché noi non dobbiamo educare solo i bambini e solo i ragazzi, noi dobbiamo educare una comunità educante, nel senso che tutti quelli che sono i riferimenti dei ragazzi sono coloro che devono conoscere, sono coloro che devono sapere e conoscere quelli che sono i meccanismi. Perché per essere credibili e quindi per essere ascoltati, soprattutto dai più piccoli, è importante conoscere. Perché tante volte non ascoltano quello che gli viene detto, perché, e ripeto proprio le loro parole, le parole dei più piccoli, perché dicono: sì, ma mi dice che quello fa male, mi dice che non lo devo fare, mi dice che devo staccare, mi dice questo, e non sa neanche di cosa sta parlando. E questo è importante, perché i momenti di connessione con i ragazzi sono dei momenti fondamentali che noi non dobbiamo perdere, che noi dobbiamo sfruttare, perché soprattutto man mano che crescono diventano sempre meno, sempre loro si staccano, entrano un po' più in un altro mondo, in un altro ambiente e quindi si staccano anche un po' mentalmente, cercano di staccarsi mentalmente, e quindi bisogna trovare e costruire questi momenti di connessione. Perché fondamentalmente noi dobbiamo puntare sull'educazione, ma l'educazione nel senso proprio di dare strumenti, nel senso di tirare fuori, nel senso di renderli consapevoli. Perché è normale che se noi gli diciamo: guarda che non fa bene tutto quello che tu stai facendo, e a un bambino, e a un adolescente, questo gli genera invece piacere. Perché giocare al videogioco gli genera piacere, perché guardare il video gli genera piacere, perché ridono, perché si divertono. Come fanno a percepire il rischio e la pericolosità? Cioè, se io faccio una cosa che mi dà una sensazione di benessere e qualcuno mi dice ti fa male, io non lo riesco a capire, perché non mi viene spiegato il motivo, non mi si fanno capire i meccanismi, per me non fa male. Ecco dove dobbiamo lavorare. Educhiamoci significa noi, quindi significa che per essere efficaci noi dobbiamo creare appunto una connessione, un noi. Non io qui e tu qui. Non il perché lo dico io. Devi, non devi. Più crescono, meno arriva.
Anche perché dall'altra parte gli stimoli sono veramente tanti. Competere col digitale è veramente difficile perché un mondo studiato fondamentalmente apposta per portare e tenere le persone dentro. Ma anche una persona che non ha una dipendenza, anche una persona che è strutturata, quando inizia a leggere una serie di contenuti, quando inizia a navigare, quando sta all'interno di una, anche di una piattaforma che gli si aprono più contenuti, si rende conto che il tempo sta passando, si rende conto che c'è qualcosa che cattura l'attenzione, che c'è qualcosa che li porta dentro. Figuriamoci per un ragazzo, per un bambino che i limiti non li ha ancora messi, che sta strutturando e definendo ancora la sua personalità, le basi della sua identità, che sta lavorando sui confini. Figuriamoci per loro quanto quel mondo è un mondo che li cattura. È importante capire questo, perché se vogliamo capire dei meccanismi che scattano, e se e quanto ci facciamo influencer, che mi è piaciuto tanto il titolo, anche perché le parole sono importantissime, anche giocare con le parole è uno strumento potentissimo che abbiamo, quello delle parole. I pensieri cambiano, possono modificare, possono cambiare anche i nostri comportamenti, le nostre azioni. Quindi è importante che impariamo l'uso delle parole. E fondamentalmente siamo un po' tutti, tra virgolette, vittime, e anche in maniera indiretta, di certi meccanismi che vanno proprio ad attivare alcune vulnerabilità, alcune fragilità, alcuni meccanismi proprio a livello cerebrale, che è importante anche questo, noi li sottovalutiamo troppo spesso, invece noi non li dobbiamo sottovalutare, perché viene studiato tutto, viene studiato il tempo, viene studiato il ritmo, viene studiata la musica, viene studiata la velocità, è tutto cadenzato, è tutto. È un po' come nelle sale, come a Las Vegas, ogni luce, ogni tempo, ogni ritmo, ogni cosa è studiato per tenere le persone dentro e per farle giocare, per portare a quello. Queste piattaforme danno tutto, noi potenzialmente possiamo trovare tutto. Oggi si studia dentro una piattaforma digitale. Sì, lo so, per molti genitori può essere anche strano, però ci sono anche tanti, tanti ragazzi che, i giovani stessi che si mettono a disposizione anche degli altri ragazzi, magari spiegano la matematica, spiegano l'inglese, spiegano la fisica, spiegano tante cose. Oggi esistono anche questi influencer, perché tendenzialmente quando noi parliamo di influencer pensiamo. La maggior parte delle persone hanno l'immagine di Chiara Ferragni stampata, sì, la regina degli influencer. Sicuramente veramente, veramente attiva è una persona che è sempre rimasta sulla cresta dell'onda, perché poi la difficoltà dell'influencer non è tanto fare un video virale o raggiungere anche tanti, tanti follower, ma è rimanere lì e continuare nel corso del tempo a influenzare le persone. Influenzare cosa vuol dire? Perché poi la parola influencer racchiude la parola influenzare, la parola condizionare fondamentalmente. Influenzare quelli che sono i pensieri, influenzare i comportamenti, anche in maniera indiretta, non solo in maniera diretta. Attraverso appunto tutti quei meccanismi che stavamo vedendo adesso, c'è uno studio enorme sulla comunicazione, sulla persuasione, per cercare di far cambiare, non di convincere una persona a fare una determinata cosa, ma di persuaderla e quindi di fargli cambiare quella che magari è un'idea o portarlo o direzionarlo o indurlo. L'influencer per eccellenza
quando non c'erano le piattaforme digitali, era la televisione. L'ha detto la TV, perché era l'ha detto la TV, l'ho sentito in TV. Quello che veniva detto, quello che si sentiva in TV, anche la pubblicità. Pensate adesso voi pensate un attimo alla vostra infanzia, quando eravate più piccoli. C'è una pubblicità che vi ricordate? Che vi ricordate ancora oggi, dopo tutti questi anni? Penso proprio di sì. Ci sono delle pubblicità storiche, delle canzoncine che ancora oggi se sentiamo, io mi ricordo come se ancora a memoria, come se fosse oggi la canzoncina della Chicco, del bambino che camminava col suo sacchetto dietro e che voleva andare via e che poi dopo ha paura e torna verso casa. Perché? Perché ci ha toccato, perché in quel momento io ero bambina, io ero piccolina. Io ero entrata in connessione emotiva con quel bambino, mi ero identificata, era andata a toccare quelle che sono le nostre, la parte infantile, che è quella più marcata che abbiamo dentro, che è quella che ci condiziona maggiormente sotto tanti punti di vista. Pensate quanto ha imprintato nella mente, ancora oggi, come altre pubblicità che ancora noi abbiamo impresse. E che magari quando le sentiamo ci fanno fare anche quel sorriso. Perché immagino che se io oggi andassi a cercare la pubblicità, in questa pubblicità che ho impressa nella mia mente, mi verrebbe un sorriso. Un sorriso che significa che sto rilasciando a livello cerebrale delle sostanze che mi vanno a attivare un circuito del piacere, perché mi ha generato piacere. Ed è quello che l'ha lasciato impresso nella mia mente. Questo è il meccanismo di fondo che c'era già, che esisteva già. Non è che oggi con le piattaforme digitali si sono inventati un qualcosa che non c'era. Non è che non si influenzavano le persone, non è che non esistevano gli influencer. È cambiato semplicemente. È cambiato che oggi c'è un moltiplicatore enorme. C'è un'amplificazione di tutto questo. C'è un bombardamento di stimoli. Cioè, il cervello di un bambino, di un adolescente, che è una spugna, che sta imparando, sta apprendendo, e quindi assimila e accumula, assimila e accumula, è bombardato da stimoli rapidissimi, velocissimi. Pensate anche se qualcuno di voi ha Netflix e guarda le serie, vedete che neanche finito una puntata, un episodio, scusate, c'è già sotto prossimo episodio, in modo tale che non esci, che rimani lì, che la tua attenzione viene portata a rimanere all'interno della piattaforma e a non uscire, a creare quella continuità. Questo è quello che è diverso. Prima c'era un inizio e una fine. E quindi in qualche modo c'era anche il tempo di disintossicarsi da tutto questo. Oggi no. Cioè, io i cartoni animati avevo gli orari definiti. Oggi un bambino se si lascia 8 ore con un tablet, per 8 ore guarda un cartone animato. E piripim, piripim, musichina per rimanere lì, tum, 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 tum. Ed ecco che c'è una sorta quasi di vengono qua, sembrano quasi anestetizzati davanti a uno smartphone. Corrono, saltano, si muovono, ta, 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 poi gli si dà questo in mano, boom. Non so se avete notato, guardate anche gli occhi, visto che gli occhi sono fondamentali, li abbiamo citati e ripresi. Guardate dentro gli occhi, in quel momento, boom, fermi, fissi. Come una persona quando gioca alle slot machine, è lì, tun, 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 lo sguardo è fisso. Non si muove da lì, come se ci fosse una calamita che li porta dentro. Ed è così, che li porta lì dentro, dentro quella piattaforma. Questo è importantissimo che noi lo capiamo, perché questi sono i meccanismi di fondo delle piattaforme digitali. Tutti gli adulti li devono conoscere.
Perché questo poi acchiappa. Perché che cosa succede? Che nel momento in cui quegli stimoli mi vanno a attivare il mio cervello e mi fanno ridere, mi fanno sorridere perché poi io cerco quelli che mi piacciono, perché è tutto molto anche vicino. Prima la TV era più lontana e quindi mi invadeva di meno. Oggi io parlo col mio influencer. Oggi io comunico, oggi ho un contatto diretto, entro a casa sua, vivo la sua vita, anzi, quella che loro mi fanno credere. Adesso poi arriviamo a questo, l'ho buttata un attimo lì e poi lo spieghiamo bene questa cosa. E questa vicinanza mi rende il tutto, entra tutto molto di più dentro di me. E quindi mi condiziona maggiormente, perché abbasso anche i livelli di difesa, perché arrivo, mi fido, creo un legame. Vivo nel bene e nel male. Perché il meccanismo è, purché se ne parli, purché ci sia, non è solo puntare al mi piace, a che tutti ne parlino bene e che ci sia un'approvazione generale. Anzi, molte volte proprio loro studiano serie di contenuti per attivare che cosa? La contrapposizione, per attivare le reazioni. Perché? Perché ci esistono quelli che si chiamano algoritmi, che sono i meccanismi di fondo di funzionamento, quelli che smuovono tutte le piattaforme, e spesso gli algoritmi sono basati anche sulla contrapposizione. Questi contenuti sono quelli che girano maggiormente. Guardate quanto diventa virale un contenuto di odio. Quanto, quando c'è l'attacco a qualcuno, quel contenuto diventa virale. Virale vuol dire che viene condiviso da tutti tendenzialmente. Viene ripreso poi dai media, viene fatto girare, che è quello poi che vogliono. La viralità si deve puntare a, perché viralità è uguale popolarità. Quindi cosa succede? Che diminuendo quella distanza, io è come se divento uno spettatore attivo, non uno spettatore di teatro passivo, uno spettatore attivo. Perché poi dopodiché c'è tante volte anche l'interazione, perché l'influencer vive del suo pubblico, più è il suo pubblico che lo porta su, che lo tira su, e quindi fondamentalmente deve tenere il pubblico all'interno, deve tenere il pubblico a sé. E c'è questa interazione per cui io mi arrabbio, per cui io soffro se c'è qualche problema, perché oggi si condivide tutto, per cui io mi identifico. Per cui io mi immagino, per cui io spero che mi risponda, perché se mi risponde quello mi appaga, sono felice, mi fa piacere perché lo cerco, perché faccio la foto e quello mi dà piacere, mi genera piacere e tu diventi un riferimento nel bene e nel male. E questo poi quel meccanismo che influenza maggiormente, soprattutto per i più piccoli. Soprattutto in quelle fasi in cui hanno bisogno, perché è fondamentale per loro avere un riferimento, perché si identificano con i modelli, perché c'è un'omologazione, se anche con i compagni, perché l'omologazione dà sicurezza, perché soprattutto l'adolescenza è quella fase in cui si cerca l'unicità, ma dall'altra parte poi si cerca anche l'essere diversi e quindi c'è tutto questo conflitto. E poi perché oggi tanti influencer sono giovanissimi, sono ragazzi, sono accessibili. Sì, ci sono quelli che ti fanno sognare le vite fantastiche e allora tu lì vivi di sogni. E allora pubblicano una cosa, ah, la voglio anche io perché lui vive in quel mondo, perché è fantastico, perché mi sento più ricco, perché la marca, perché le cose, perché tutto. Perché il mio modello lo fa e lo faccio anche io. Ci siamo fatti influenzare da una serie.
Mi sono trovata una marea di persone con le magliette di Squid Game, che adesso in un battibaleno è diventata la serie più vista in assoluto da bambini, adolescenti e adulti. Siamo fatti influenzare completamente. C'è chi se l'è fatto anche già tatuare i simboli di Squid Game. Questo è il meccanismo che scatta. Questo influenzare pensieri e comportamenti. E più diventa un fenomeno di massa, più influenza. Perché purtroppo nella nostra mente capita spesso che la credibilità si abbia quando qualcuno ha tanti seguaci, tanti follower. Sì, ma l'ha detto quello che ha 500.000 follower. Il metro di valutazione è quantitativo, non è qualitativo. E questo purtroppo però è un limite che trasmettiamo anche noi quando educhiamo. E noi questo è dalle basi, da quando sono piccoli così che gli dobbiamo insegnare che non è quello il metro di valutazione. Io che ho, mi sembra, 26.000 follower su Facebook, che non sono tanti, non sono sicuramente un influencer. Qualcuno mi dice: no, sa, dottoressa, non l'abbiamo messa lì, abbiamo chiamato un altro perché lei ha pochi follower rispetto a quell'altro. Cioè, anche a livello a livello della formazione andiamo a guardare, a fare la conta di chi è più influencer o meno. Eh no, perché poi lo condivide, ci fa più pubblicità e quindi di conseguenza a noi ci conviene. Perfetto. Capite quanto questo meccanismo abbia contagiato tutti? Cioè noi spesso ci focalizziamo solo che il problema è uno o due, non è proprio la mentalità che ha contagiato tutti i livelli. Perché quando io mi sento dire una cosa del genere, perché finché mi dice chiamo quella persona perché per noi è più appropriata, è più esperta, è più tutto, mi tolgo il cappello, dico avete ragione. Ma non mi potete fare un discorso del ci servirebbe lei, ma lei ha pochi seguaci e quella persona ha più influenza di lei. Perché qui a tutti i livelli stiamo facendo un discorso quantitativo. Lo so, ma quella. Chiunque, andate, ragionate anche quante volte avete sentito, sì, sto seguendo questo, ho un milione di follower, cioè, come se fosse la carta d'identità, il numero dei seguaci, il metro di valutazione quantitativo, la vetrina, senza sapere che poi una immensità di quei numeri sono comprati, una marea di quei follower, ci sono tutta una serie di società che fanno questo di lavoro, che sono finti, però perché li comprano? Per questa ragione, perché le persone ragionano in questo modo. Perché quindi, visto che ne ha tanti, io ti seguo e alimento la tua viralità e alimento il tuo profilo. Ragioniamo su questo, quanto ci facciamo condizionare da questo meccanismo, quanto andiamo a leggere quei numeri. Non ci piacciono poi i numeri, paio d'anni che diamo solo numeri fondamentalmente. Attenzione a questo meccanismo, perché anche gli adulti ci cadono sempre. I ragazzi non ne parliamo, perché la prima cosa che mi dicono, sì, ma sono 10.000, sono 20.000. Andate poi anche a fare le proporzioni, molte volte, tra. Ci sono persone che hanno 2 milioni di follower e ogni post hanno 1.500 like. Capite che i conti non tornano. Non cadiamo nelle vetrine, non cadiamo in questi meccanismi, spieghiamoli, insegniamoli, ma per primi dobbiamo essere noi a non cadere in queste trappole. Riportiamo il fulcro sul qualitativo. E dobbiamo insegnarglielo noi, perché questo è basato tutto su, non sul qualitativo, non sui contenuti. Perché la maggior parte di influencer, parlo dei macro influencer, sono tutti seguiti. Quelli
quando arrivano a un livello, dopodiché hanno gli agenti, sono tutti seguiti, che gli studi i meccanismi, gli orari, i contenuti, le cose. Ci sono macchine dietro queste persone. È tutto studiato, è tutto strutturato, è tutto una vetrina. Tante volte addirittura loro portano avanti il personaggio, che è diverso dalla persona. Ci sono alcuni, adesso c'è molto più real, molto più apparire anche su certe cose, su certi aspetti, più come si è fondamentalmente. Però attenzione anche ai meccanismi della vetrina, soprattutto per i più piccoli, ma accadono tantissimi adulti. Fanno vedere un mondo ideale, fanno vedere, ci toccano quello che ci fa sognare, quello che tutti vorrebbero. Quante persone avranno immaginato di avere una cabina armadio come quella della Ferragni? Adesso uso la Ferragni perché è quella che conoscono la maggior parte, conosce la maggior parte delle persone. Non cadiamo in questi meccanismi, perché poi siamo noi che li alimentiamo. Noi li alimentiamo e loro ci influenzano. È bellissimo questo meccanismo. E per i ragazzi molte volte diventano quello che vogliono essere. Io voglio essere così, io voglio essere come lei, io voglio questo figlio. Vengono tantissime volte con l'immagine, io voglio questo fisico, io voglio fare questo, io voglio essere così. Che non è ispirazione, quella è importante. Anche io posso avere dei riferimenti. Persone che per me da un punto di vista formativo e da un punto di vista anche della comunicazione sono veramente delle eccellenze e quindi un riferimento in quel senso. Ma io voglio significa che se non sono così sto male. Che io cerco di modificare, io ho visto persone che, ragazze e ragazzi che si sono messi a dieta, che quindi hanno modificato il proprio corpo, le proprie abitudini per diventare quello. Capite la potenza dell'influenza in questo caso? Arrivo addirittura a cambiare la mia vita, a modificare il mio corpo per diventare come? Per cercare di essere quello. Perché quello è un modello socialmente accettato. Ci sono addirittura ragazzi che chiedono interventi di chirurgia estetica e vanno dai chirurghi con quelle immagini. È importante spiegargli anche la differenza tra avere un modello in termini di ispirazione e voler essere altro e non accettare se stessi, quindi, e vedere quello come il giusto e questo come quello sbagliato. Che poi è finto, perché poi nella maggior parte, in una marea di situazioni, di casi, io la chiamo la chirurgia digitale. Si sono modificati il corpo, fanno vedere anche dei fisici irraggiungibili. Meno male che esistono persone che stanno iniziando a far vedere questi meccanismi. Perché io ho tante persone che stanno male anche in questo senso, perché magari mi dicono: vedi, quella non ha mai la pancia. Ma certo, mica ti fa vedere le foto con la pancia. Ma non è che non ha mai la pancia. Allora, per fortuna che ci sono, soprattutto nell'area, stanno sviluppando degli influencer, per fortuna, delle pagine e persone che stanno facendo capire quello che è reale e quello che invece è spinto e portato avanti per influenzare negativamente poi in questo caso. Non è che c'è l'intenzionalità di influenzare negativamente, però fondamentalmente in maniera indiretta può succedere questo, soprattutto nell'età dello sviluppo, perché dentro quelle piattaforme ci sono troppe persone che non dovrebbero esserci, cioè i più piccolini alla guida di una macchina che non possono guidare. E non parlo solo, cioè, comprese tutte le piattaforme, tutte. Perché è importante conoscerle tutte, perché tante volte si conosce solo magari TikTok o Instagram, si perde anche la potenza di YouTube,
è Twitch, è Telegram, è un trilione che poi ci stanno. Poi oggi c'è ancora di più un moltiplicatore, c'è l'interconnessione tra le piattaforme. Questo è un aspetto recente. Io posso girare il video su TikTok e nello stesso momento condividerlo su tutte le altre piattaforme. Quindi faccio il video e poi me lo condivido lì. Poi lo posso scaricare su, anche io che lo guardo a TikTok, lo posso scaricare su WhatsApp e mandarlo su WhatsApp, fare questo. Quindi capite quanto il moltiplicatore adesso è più ampio e quanto tutto questo condiziona maggiormente, perché arriva ovunque, contenuti positivi e contenuti negativi. Ed ecco che abbiamo piccoli cloni che camminano. Ci sono le aree, ci sono anche tanti, oggi ci sono anche tanti influencer per fortuna che influenzano anche in positivo, perché per esempio soprattutto su TikTok c'è l'hashtag impara con TikTok, apprendi con TikTok, che ha reso famose tante persone che stanno portando una cultura, quindi portano più il contenuto rispetto al contenitore. Meno male. Allora, questi sono i contenuti che bisogna incitare. Queste sono le cose che bisogna fargli vedere per contrastare tutto quello che è la finzione e che influenza negativamente su umore, autostima e sul voler essere non la non accettazione di se stessi. Perché tanti ragazzi veramente non, addirittura nel tentare, perché poi arriviamo anche a questo, di essere poi degli influencer, a un certo momento mi è capitato tantissime volte che poi dopo guardassero quell'immagine che avevano creato, che poi non corrispondeva a quella reale, e tante volte non riuscissero più a riconoscersi nel reale, perché vivevano in funzione di quella immagine. I contenuti ci stanno, ci sono delle persone veramente che spiegano l'inglese, che spiegano la fisica, che spiegano la matematica, che spiegano la grammatica, come Manolo Trinci, che è bravissimo, come Antonio Parlati con l'inglese, ma tanti, tantissimi. Quindi questo va bene. E poi c'è cibo, c'è cultura. Il problema è che non hanno capacità di discernimento, perché ci sono anche tantissimi contenuti che non ci dovrebbero essere. Perché nel momento in cui io vedo una persona che mi dice, vedo tanti video per esempio che hanno dei moltiplicatori enormi, cioè con condivisioni di migliaia, migliaia, migliaia di persone, ma con dei contenuti basati sulla disinformazione. Quindi quello che io vi chiedo, se noi vogliamo bloccare questi processi, quando voi state dentro e quando vedete anche i contenuti che non devono esserci, bloccateli, segnalateli. Questo è molto importante, perché la responsabilità non ce l'hanno solo chi pubblica, ma ce l'abbiamo anche noi che facciamo parte di una comunità, perché la piattaforma online è una comunità. È una comunità in cui viviamo tutti. È una comunità in cui tutti abbiamo delle responsabilità, in cui ci sono delle regole, in cui abbiamo firmato tutti un contratto. A me fanno ridere a volte quando mi dicono, ma non c'è, non dovrebbero fare i dati e le cose. L'hai firmato tu quel contratto, non è che siamo stati costretti a entrare là dentro. Abbiamo firmato e dobbiamo aderire a delle regole per stare dentro una comunità. E allora assumiamoci anche noi la responsabilità quando viviamo all'interno di una comunità, perché se vogliamo tutelare i ragazzi dobbiamo anche noi monitorare quei contenuti ed essere responsabili, non solo dire guarda cosa ha pubblicato questo, guarda questo, guarda questo, guarda quest'altro. Sì, poi lasciamo stare che le maglie delle piattaforme secondo me sono un po' troppo larghine, nel senso che tante volte si segnalano contenuti che non vengono considerati da rimuovere, come tante volte. Adesso stavo seguendo una mamma che è una personal trainer che fa tanto bene perché spiega appunto l'importanza dell'allenamento e delle altre cose, si allena in pantaloncini e top, è stata segnalata per video di nudo ed è stato bloccato quei video. Cioè, a volte veramente mi sembra assurdo quello che vado a leggere e quello che vado a fare, proprio perché bisogna filtrare un pochino meglio, ma questo è il problema delle piattaforme.
chi influenza, quindi non sono solo i big, ci sono anche tanti piccoli influencer che fanno più danni dei big, perché molte volte non li sottovalutiamo. I ragazzi comunque seguono anche piccoli influencer, che condizionano molto di più. Quindi state attenti, chiedete sempre, soprattutto mi rivolgo a genitori e a educatori, a insegnanti. Chiedeteli anche in classe, mi fate vedere quali sono i vostri influencer, quali sono le persone che seguite. E invece di dire non va bene o non si deve fare, capiamo cosa fanno e perché seguono uno piuttosto che un altro. Perché ci sono anche ragazzi che parlano delle proprie malattie, dei propri disagi, delle proprie cose, che hanno migliaia, migliaia e migliaia di seguaci. E che raccontano delle cose, che dicono anche quello che dovrebbero fare, come si dovrebbero comportare. A chi? Ai ragazzi che non hanno ancora sviluppato un pensiero critico. E tantissime volte a noi ce lo chiedono. Guarda questo video, ma è vero, è qui, perché oggi la scienza dice tutto. Io basta che sento, la scienza dice, la psicologia dice, la cosa dice. Questo è un altro modo di influenzare. Quante volte, pensate anche voi quanto vi inganna un titolo dove c'è scritto la scienza lo conferma. Lo leggete con più attenzione. Secondo voi è un articolo più valido rispetto a un altro? E magari ci sono fesserie dell'altro mondo dentro. Sono tutti meccanismi per influenzare le nostre menti. Perché poi quando sono ipercondivisi, ah, cioè, con tante condivisioni, quindi funziona benissimo, infatti. Attenzione, prima di tutto siamo noi adulti che non dobbiamo cadere in questi tranelli. Dobbiamo usare quello che noi abbiamo, un cervello in teoria maturo, in teoria che ha una capacità di discernimento, un pensiero critico. I bambini no, gli adolescenti no, perché nella fase adolescenziale questa parte qui, che è la parte prefrontale, che sta qui dietro la fronte, che è quella che governa le emozioni, la regolazione, l'autocontrollo, la capacità di valutare le conseguenze, quindi le proprie azioni, di vedere un futuro, sta ancora maturando. Non è maturata. Quindi loro da soli non possono fare que avere questo processo in automatico. Dobbiamo noi aiutarli a stimolarlo dall'esterno. Entrate nel loro mondo. Mi fai vedere quali sono le persone che segui? Senza dire, ah, segui sto schifo e bloccare un processo. Ah, ma che cosa di bello questo? E bloccare un processo. Se noi vogliamo creare una connessione, che è quella che li aiuta, che è quella fondamentale, dobbiamo prima entrare in quel mondo. Perché i nostri genitori condividevano tutto quello che facevo? Io, voi e tutti quanti? Assolutamente no. Io avevo i miei Scooby-Doo, le mie cose, mille fesserie, quelle che oggi anche io chiamo fesserie, ma che per loro, per allora era il mio mondo, erano le cose di riferimento, perché ce le aveva quello, perché c'era quel riferimento, perché ce l'aveva il mio attore preferito, la mia attrice, e quindi anche io, e quindi alimentavo tutto questo. E ogni volta che mi sentivo dire che era una fesseria, sì, vabbè, mi bloccavano un processo. Per me era importante, per me era la mia vita quella. Quindi è importante che si faccia questo e chiedergli come mai, ma che cos'è che ti attira, che cos'è che ti piace? Perché bisogna capire come la pensano per aiutarli veramente, per conoscerli veramente. Perché sennò vanno là dentro e chiedono là dentro come funziona. Ed è là dentro che fondamentalmente poi vengono catturati, perché da questa parte non c'è un mondo che li accoglie come li dovrebbe accogliere. Per portarli fuori bisogna creargli questa connessione.
o per stare con loro dentro. È importante fare questo, perché oggi è tutto, sono tutti influencer, oggi puntano tutti a essere influencer. Anche negli esperti, è pieno di medici influencer, di psicologi influencer, su tutti influencer. Questo meccanismo ha creato, tutti stanno spostando, perché se non sei sui social, se non funzioni sui social, non funziona, non sei nessuno. Capite quanto ha condizionato questo mondo, la cultura generale, il nostro modo di pensare a livello generale? Ah, non ce l'ha un profilo social. Ah, cioè proprio come se, come? Oggi in questo mondo sei tu lo strano. Capite quanto siamo condizionati senza rendercene conto? E poi i ragazzi vogliono fare tutti gli influencer, a tutti i livelli intendo, che possono essere i creator su TikTok, gli Instagrammer, e su Twitch, i gamers, le cose, ormai da piccolini. Cioè vuol dire condividere tutto in tempo reale, perché poi oggi l'influencer fa questo, perché più reel fai, più stories fai, più tutte le cose che fai in diretta, più funzioni, e quindi condividi, 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 condividi. Ci sono bambini che guadagnano milioni di dollari, che hanno milioni di persone, perché scartano giocattoli, perché giocano. E gli altri bambini li idolatrano, li idealizzano perché quei bambini giocano. Spiegano come si gioca. E questi bambini crescono con l'occhio di una telecamera e vivono condividendo tutto e funzioni di tutto, perché il problema di oggi è questa condivisione automatica e questa normalizzazione di tutti questi contenuti. Dove c'è omologazione, le piattaforme creano omologazione, dove c'è un'omologazione di pensiero, non c'è un pensiero critico. Ed è per questo che poi cadono. Anche se sono influenzati in maniera negativa, e magari allora se abbiamo delle challenge pericolose, ecco che ci cadono. Perché? Perché il problema è a monte, perché sono vittime del meccanismo più generale. Quindi noi andiamo sempre a cercare il singolo, quello ha causato, no, è proprio il sistema che dobbiamo cambiare, e lo può fare la comunità educante. A scuola non si può fare un corso ogni tanto. A scuola non può entrare un esperto al mese, non può essere una volta ogni non so quanto che arriva la polizia a parlare di quello o quel genitore a portare la sua testimonianza. Non basta più per contrastare tutto questo. Bisogna inserire sistematicamente l'educazione digitale, costantemente. Perché anche i professori scrivono ai ragazzi su WhatsApp e tutto viene scambiato lì. E quello che cos'è? È un'altra piattaforma. È tutto digitalizzato. I professori sono influencer, i professori stanno sui social. Molti li usano per fortuna in maniera positiva, per dare dei messaggi positivi, perché poi ci sono e noi dobbiamo spingerli su quello. Per esempio c'è Sandro Marenco, che è un professore che è molto bravo, che fa tanto bene ai ragazzi. Quindi è importante che li aiutiamo anche a filtrare i contenuti, perché non è tutto negativo. Perché oggi quello può permettere anche di trasmettere dei contenuti che prima non si riuscivano a trasmettere. Però dobbiamo imparare anche noi a filtrare, e per imparare ci dobbiamo stare. Perché molti genitori mi dicono: no, io non ci sono mai entrata, no, io non ho mai visto quello, io non... Ma come fate a parlare in generale, intendo tutti, di qualcosa che non si conosce? Ecco qui che poi per essere credibili, quando a me ascoltano è perché io sono credibile. Perché sanno che io so. E quindi se gli dico delle cose, sanno che io so, mi ascoltano. Perché sanno che non gliele dico per male. E però gli spiego tutti questi meccanismi. Ecco cosa ho voluto fare oggi, farvi capire proprio questo problema più generale, che non è il singolo. E poi ragazzi, già da bambini vogliono fare gli influencer. Molti genitori sono disperati. Dottoressa, non vuole fare altro, vuole fare l'influencer. Cosa devo fare? È una professione che secondo me andrebbe sistematizzata anche un po', molto meglio, non un pochino meglio. Perché diventa una professione, diventa un lavoro.
Noi non guardiamo anche risvolti negativi. Io ai ragazzi gli dico: sì, io capisco che voi volete questo perché siete affascinati dalla fama, siete affascinati dalla popolarità, siete affascinati dalla viralità. Sembrano quasi schiavi. Però fare l'influencer non è sempre facile. Ne ho seguito tanti, mi sono confrontata con tanti, ho fatto tanti eventi con loro. E molte volte si rischia anche di vivere una condizione di stress, perché comunque devi stare sempre dietro i contenuti, ogni video deve cercare di andare sempre oltre, di raggiungere un numero di like o di condivisione maggiore. Ed ecco tutti quei meccanismi, anche quelli che vanno ad attivare il nostro condizionamento e ci influenzano, perché allora mentre si parla mettete il like, attivate la notifica, attivate la campanella e qui condividete. E indirettamente ci portano tutte queste parole, queste frasi dette in un determinato modo, con una determinata cadenza, in un determinato momento, a condividere maggiormente rispetto a un contenuto in cui non viene chiesto di condividere. È un meccanismo, fateci caso, che quando leggete se questo contenuto e lo reputate importante, condividetelo. Perché siamo arrivati a dover chiedere a qualcuno di condividere, di mettere il like, di fare quello, di fare quell'altro? Perché li influenziamo. Perché se no c'è una valutazione maggiore dall'altra parte. Guarda, pensateci, quando vi capita di leggere questo, pensate quanto automaticamente vi viene più istintivo condividere rispetto a chi non lo chiede, rispetto a... Vedete che ormai è tutto così, io vedo tutti i post anche di psicologi che finiscono, mi raccomando condividete, mi raccomando qua, mi sembra, non lo so, che stiamo chiedendo l'elemosina a tutti. Perché? Perché poi le persone così sono condizionate, così sono influenzate, così condividono. E gli si abbassa il filtro critico, aumenta la viralità. Mantenetelo alto, per favore, il filtro critico. Anche quando c'è il condividete, se reputate opportuno, anche quando è scritto benissimo, perché poi tante volte vengono scritti molto bene. Gli youtuber si basano su questo. Metti like, metti qui, attiva la campanella, le cose. Togliete le notifiche se non volete diventare dipendenti. La notifica è un meccanismo terribile, sapete perché? Perché quando si attivano le notifiche, significa che io sono fuori da quella piattaforma. E la notifica mi dice: ehi, torna dentro a leggere il contenuto. Ehi, guarda, abbiamo pubblicato qualcosa, che ci fai là fuori? Devi stare qua dentro. Anche i vostri figli, iniziate a togliergli qualche notifica. Quello porta un po' più a disintossicarsi. Perché quando c'è la notifichina, quando c'è quel maledetto rosso, che sono colori anche che attivano determinate aree cerebrali, determinate sfere emotive. Non è niente a caso i colori, le scelte, niente a caso. Quando c'è quel rosso, il nostro cervello è connesso. Noi non siamo fuori. Pensateci, fateci caso. E lì, ma c'è la notifica, ma chissà cosa ha pubblicato, ma qui, ma su. Il cervello è ancora lì ed è dentro. Questo crea una dipendenza enorme, anche se non ce ne accorgiamo. Infatti, la maggior parte di creator, diciamo influencer per raccoglierli tutti, perché poi oggi sono tutti differenziati, ma fondamentalmente fanno la stessa cosa, cambiano solo i meccanismi in funzione dell'utenza che hanno, eccetera, eccetera. Le notifiche, campanelline, i sonini, tin-tin-tiri-tin-tiri-tin, aggiungi, metti e condividi. È così che ci acchiappano. Perché poi ci sentiamo parte di qualcosa, parte di quel io condivido, io ci sono, sì, ci sono. E soprattutto per i ragazzi che hanno bisogno di sentirsi parte, sono i meccanismi dei più giovani questi che si attivano. E fa tutto leva su questo. Noi dobbiamo creargli quello che è il controbilanciamento. Pensare di togliergli tutto questo è praticamente impossibile. Perché tanto lo si toglie da una parte e poi magari si aprono, mi è capitato tante volte, che poi si apre un profilo a casa dal computer dell'amico e poi lo usano a scuola. Oggi i ragazzi hanno anche due bambini, due telefoni, tutto. Quindi
Tenerli completamente lontani, oggi si porta su Marte, visto che tanto va molto di moda adesso andare anche sullo spazio, o la vedo un po' complicatina la cosa. Quindi insegniamogli a pensare in maniera critica, insegniamogli questi meccanismi, ma non in termini di paternale, facendogli vedere, facendoli ragionare. Io li porto così, ok, guardiamo questo. Appena sentiamo le frasi magiche, quelle che attirano, che influenzano, gli dico, ok, in questo momento cosa ti si è attivato dentro? Cosa hai sentito? Molti mi dicono, l'istinto di fare questo, perfetto, è quello che volevano. Noi non dobbiamo farci, dal gran burattinaio, farci portare dove dicono loro. Non significa non entrare e non fare, ma saperli usare questo. Io che ho consapevolezza di tutto questo, non sono vittima del meccanismo. Mi alleno a non farmi condizionare, mi alleno a tutto questo, dobbiamo farlo tutti. Allora si possono utilizzare, perché ribadisco, ci sono anche tantissimi contenuti che sono positivi, che sono importanti, che sono utili per arrivare a tante persone, ma non per amplificare il proprio io, il proprio ego. Anche perché troppi influencer non hanno il senso della responsabilità e secondo me su questo bisognerebbe lavorare di più, anche a livello istituzionale. Perché nel momento in cui influenzano soprattutto i più piccoli, non so, anche e soprattutto i ragazzi in fase di formazione e di sviluppo, ci deve essere una responsabilità, anche da parte loro. Ce ne sono alcuni molto responsabili, ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerli. E apprezzo e spingo anche, condivido quei contenuti perché si può fare anche tanto bene attraverso queste piattaforme. Però la maggior parte guardano solo i soldi, i guadagni, se stessi e non gliene importa niente. Perché puntano all'amplificatore, puntano a stare sull'algoritmo, puntano a tutte queste cose. E allora io credo che nel momento in cui non è ancora regolamentato bene questa professione, questo mondo e tutto quanto, dobbiamo essere noi a tutelarli, a proteggerli e a proteggerci, soprattutto però i più piccoli che hanno bisogno di noi in questo senso. E la responsabilità quindi non è solo loro, ma anche la nostra, perché è facile dire, è colpa di quello influenza, quello fa quello, sì, ma ce l'abbiamo anche noi. Perché se in questo momento c'è questa condizione e dobbiamo intervenire con i mezzi che abbiamo, sperando che poi si prenda in carico anche questa situazione. Io quello che spiego anche ai ragazzi è: io capisco che voi volete farlo perché vi piace poi questa popolarità e tutto questo. Ci sono anche tanti ragazzi, per esempio, che riescono a esprimersi meglio attraverso i social piuttosto che a tu per tu con gli altri. Cioè, alcuni che funzionano benissimo nel fare i video, nel fare le cose, magari poi a livello relazionale hanno delle difficoltà e quel mondo gli si sentono più sereni e più tranquilli nel farlo, ma attenzione a quello che gli dico a tutti. Tanti hanno dovuto chiudere i profili, tanti non ce l'hanno fatta, appunto perché il ritmo è incalzante, appunto perché devi rispondere agli utenti, perché sono loro che comunque ti danno quella fame, quella popolarità, gli devi stare sempre dietro, cioè a un certo momento diventi schiavo. Questo i ragazzi che vogliono fare gli influencer non lo sanno. Ci sono tantissime condizioni di burnout, cioè di quella condizione di stress emotivo, di stress psicofisico, di influencer notevole, soprattutto dopo tanti anni, anche perché ti devi sempre rinnovare, sempre i contenuti. Alcuni sono arrivati ad avere l'ansia della performance. E quindi è un mondo che bisogna anche fargli vedere nella contro, cioè non fargli vedere solo gli aspetti belli e positivi e tutto quanto. Fargli capire che capiamo che vogliono fare quello e per carità, però esiste anche tutto questo. E a un certo momento loro diventano schiavi del personaggio che hanno creato, schiavi proprio di se stessi, delle piattaforme, di tutto quanto. Io questo glielo faccio vedere ai ragazzi quando tutti vogliono fare l'influencer e mi dicono, dico sì, però attenzione, non è tutto oro quello che luccica. È importante che vediate tutti i vari risvolti. Mi sa che abbiamo raggiunto il tempo. Sì.
Ma Perché io quando parlo non io vado, questa è la perdonatemi. passione degli educatori, questa. La conosciamo bene. No, può concludere se vuole, dopo abbiamo qualche domanda e No, qualche devo commento. concludere con le domande, poi magari alla fine di qualche riflessione o domanda, per forza domanda anche riflessione, e poi magari Sì. facciamo una chiusura, però è importante il confronto. Volentieri. Allora, il primo commento o domanda lo lascio all'assessore Antonella Caldart, che è qui, prego. Allora, innanzitutto la ringrazio per la vivacità con cui ci ha parlato questa sera di questo tema. Noi nelle giornate che abbiamo vissuto abbiamo veramente sperimentato un'escalation da qualche suo collega che ci diceva su questo tema, consigliava ai genitori prendete i cellulari, metteteli nel cassetto, quindi in qualche modo escludendo dalla vita reale di un bambino, sostanzialmente noi ci siamo rivolti a genitori di bambini piccoli, bambini, ragazzini, insomma, escludeva quindi dalla vita reale del bambino, della sua famiglia, la presenza dei social, di internet, di tutto quanto è stato detto questa sera, a chi ci ha detto io decido come genitore fino a dove io stesso voglio arrivare sui social e applico la stessa regola, trasmetto la stessa regola ai miei figli e quindi accompagno i figli nella scelta dei siti, dei social, delle piattaforme, fino a lei, che devo dire la verità, mi ha veramente appassionata perché io sono anche un'insegnante, quindi vivo a contatto con i ragazzini tutti i giorni. Dove lei ci dice, guarda, internet, i social, le piattaforme esistono, fanno parte ormai della nostra vita. Anziché considerarli come dei diavoli da nascondere, da evitare, usiamoli in modo intelligente, facciamoli i nostri alleati, anziché vederli sempre come dei nemici, ecco. Quindi, se posso, io sono assolutamente d'accordo su questo approccio. Ovviamente questo implica innanzitutto la consapevolezza da parte di noi adulti di tutto ciò che lei ci ha detto questa sera. Mi veniva così da riflettere su come anch'io personalmente ho vissuto nel momento del lockdown. Per un periodo in cui sono stata anch'io obbligata a eliminare qualsiasi rapporto fisico reale. E ho vissuto molto con WhatsApp, di contatti, insomma, più o meno virtuali. Quando ci hanno ridato la possibilità di uscire, c'è stato un momento quasi di disorientamento nel dover ridiventare capaci di ristabilire relazioni vere. E allora la prima domanda che le vorrei porre è proprio questa, anzi la domanda è questa, cioè nel momento in cui i nostri figli, i nostri studenti vivono così immersi in una realtà virtuale, qual è la loro reale capacità poi di stabilire relazioni vere? Perché li possiamo seguire, li possiamo aiutare, possiamo spiegare loro che l'influencer di fatto è un'altra cosa rispetto a se stessi, però loro condividono anche le emozioni attraverso i social, nel senso che le emozioni poi si esprimono, no? Attraverso le faccine, attraverso le foto, le immagini. Usano poco il linguaggio verbale, molto un linguaggio legato all'immagine e soprattutto esprimono delle emozioni che non sono emozioni reali. Quando escono da questo mondo virtuale, qual è la difficoltà che possono incontrare nell'essere capaci di relazione concreta, vera. Grazie per la riflessione, è una domanda molto bella e molto importante. Quando diceva quando escono da questo mondo, io dentro di me ho pensato perché escono? Quello che noi dobbiamo capire è che non escono. Il loro cervello non esce da quel mondo. E loro conoscono solo quel mondo, siamo noi che conosciamo un altro mondo. Loro non conoscono un altro mondo, loro conoscono il mondo che è mediato dalla tecnologia e sono plasmati su questi meccanismi. Per cui anche quando sono fuori, l'automatismo di ok, poi fotografo, poi condivido, comunque sto sempre dentro, non sto fuori.
E questo molte volte è alimentato, quando sono piccoli piccoli, dalle famiglie. Ti riprendo su tutto, ti filmo su tutto. Tantissimi bambini piccoli, ancora incontaminati dal mondo digitale, fateci caso, io ne ho visto centinaia che basta video, basta quello, no quell'altro, piccolini ancora. Perché? Perché c'è questa mania. Scrivi a nonno, scrivi a nonna, scrivi a zio, manda il video, fai la cosa, ti riprendo, digli ciao, e questo non è usare una piattaforma. È questo quello che noi non dobbiamo fare. Educarli significa farli, e portarli dentro, perché se no loro non staccano mai. E farlo prima di tutto dentro la famiglia, darsi dei tempi nel mangiare, ma tutti. I telefoni, quando almeno si mangia, quando almeno si fa qualcosa, dove si parla, dove c'è il contatto, però dove si è, non che si mangia in silenzio, non usiamo i cellulari, però nessuno parla. Perché molte volte, se non si condividono i contenuti, cioè se non si fa anche guarda cosa ho visto, guarda cosa ho fatto, guarda qui, ti mando la foto, ti mando l'immagine, ecco, bloccate questo processo. Se volete farli uscire veramente da lì, raccontamelo, usa le parole, descrivimelo. Non è più veloce, più rapido e più facile farlo attraverso la condivisione, ma perché lo facciamo anche noi. Quindi, quando a volte mi dicono togliete i cellulari ai ragazzi, io ironicamente rispondo toglietelo agli adulti per primi. Perché è ovvio che più sono piccolini, meno tempo devono passare, ma in qualche modo io li devo comunque portare, stimolargli il cervello e prepararli, anche perché, attenzione, un altro errore di fondo che sento anche dai miei colleghi tante volte è di pensare sempre che quando si parla di tecnologia è di questo è un computer. C'è tutto, non è solo piattaforma social. È normale che un bambino non ci debba stare una piattaforma social. Però su YouTube ci sono dei contenuti anche educativi. Ho visto bambini che hanno imparato delle lingue attraverso i giochini, attraverso le cose. Allora un genitore si può mettere a usare anche quello. Ci sono tante app, tante funzioni dove hanno fatto sport e attività, soprattutto durante il lockdown, genitori e figli insieme. Cioè la tecnologia non è solo social, togliamoci questa cosa dalla testa. Adesso c'è il frigo che parla, il primo che è connesso, ci sono braccialetti che ci dicono quello che dobbiamo comprare. Capite che se non li educhiamo da bambini il problema non è il cellulare. Siamo immersi, le case intelligenti, la home automation è sempre più diffusa e calca quello, tira su quello e quelle altre cose. Alexa, cioè quando sento togliete il cellulare e poi è tutto stracarico di tecnologia, mi fanno ridere. Perché quello è il meccanismo che gli si attiva, loro è mediato dalla tecnologia. Per loro gli strumenti digitali sono parte integrante del mondo e quindi insegniamoli in ogni condizione a gestire quell'emozione, perché altrimenti lì è tutto troppo invasivo e attiva troppo e loro non sono in grado di gestirla. Però per farlo bisogna tirar fuori, bisogna educare e poi è proprio tirar fuori, farli parlare. Cosa che non si fa perché si va di fretta, questa maledetta fretta. Bisogna, e poi è basato il meccanismo social, quello sulla velocità, sul ritmo. Quindi fuori dobbiamo creare un altro ritmo se vogliamo controbilanciare. Solo che noi tutti andiamo a un ritmo troppo rapido, troppo veloce. Vabbè, mandamelo, fai qui, e qui è la cosa. Fatti mandare, fai lo screenshot, fai quell'altro. Siamo noi molte volte vittime di questo, quindi non è prendere e togliere. Perché se poi il loro cervello è ancora lì, perché poi oggi anche il videogioco non è più come il videogioco di una volta dove ero io, il Super Mario, e interagivo solo col pim 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 e finiva lì. Oggi nel videogioco si parla, si condivide, si fa ogni cosa, c'è una community. Ecco perché dico, attenzione, cioè quello rappresenta tutto. Hanno una marea di relazioni questi ragazzi. Sono relazioni digitali, sì, ma sono strapieni di relazioni. Non è vero, cioè sono invasi da tutto questo. È una cosa che mi sta facendo molto riflettere, per esempio, soprattutto incrementata dal lockdown in poi. Il fatto che condividano anche in diretta anche tutti i loro disagi, disturbi anche psichiatrici,
i disagi, i problemi da un punto di vista psicologico. Ci sono community intere dove si parla di ideazione suicidaria, dove condividono questi contenuti, dove si riprendono mentre piangono, mentre pensano come ammazzarsi, come tagliarsi, che si danno i consigli, o chi è ricoverato in ospedale fa vedere le camere, le camerette, le cose. E mi fa molto riflettere. C'è una normalizzazione di tutto, che per carità, da un lato è anche importante. Perché noi al contrario, noi avevamo il nostro diario segreto dove magari eravamo lì che mettevamo un po' le nostre paure quando avevamo, se ci veniva l'ansia, le varie cose fuori, dovevamo cercare di essere sempre perfetti. E oggi sta iniziando a essere un po' il contrario. Come da un lato ribadisco, si sta sfondando il muro, da questo punto di vista se ne parla. Però io ho visto anche tanti ragazzi rinforzarsi in negativo, cioè significa che hanno bisogno di tirar fuori. Significa che se devo condividere in diretta questa cosa sta andando tantissimo, mentre ho la crisi d'ansia, mentre ho l'attacco di panico, dopo che ho litigato con mio padre, con mia madre, piango, sono disperata, nel mentre che piango, sono disperata, mi guardo questo e condivido l'attacco di panico nel mentre che guardo. È un processo che fa molto riflettere questo. Quindi, perché io mi chiedo, che bisogno hanno, perché forse dall'altra parte non ci ascolto, perché se vogliamo che parlino dobbiamo ascoltarli, solo così gli insegniamo a gestire le emozioni. E la scuola deve ha un ruolo oggi fondamentale in questo, quindi farli usare in positivo. Io gli insegno a cercare su Google, gli insegno tante cose, cosa che sembra che sappiano fare, ma non sanno cercare loro, loro sanno entrare nelle piattaforme social perché nessuno gliel'ha insegnato. E quando gli si fa scoprire un mondo, diventano anche curiosi. Molte volte mi dicono: hai visto che ho trovato questo contenuto? Guarda, questo l'ho imparato, tu lo conosci. Allora, quello va bene, quello ci sta. Quindi dobbiamo aiutarli in questo, però dobbiamo farlo anche noi per primi. L'unico modo per fargli gestire le emozioni è fargliele tirar fuori e quindi poi contenerle, perché se no le contengono attraverso i social. Se si calmano l'attacco di panico ed ansia attraverso un social network. Non può essere questo, perché vuol dire che manca qualcosa fuori. Grazie mille, abbiamo molti legami con quanto è emerso in queste giornate, perché ieri sera per esempio il dottor Pellai ci diceva le stesse cose rispetto alla sessualità, cioè ci sono delle pulsioni nell'età evolutiva diverse, il bisogno di conoscere, di esplorare, anche di eccitarsi o di sentirsi appartenenti, che sono delle pulsioni normali, che sono delle pulsioni evolutive necessarie. Ci sono degli ambienti, gli ambienti virtuali oggi imperanti, che sono pronti a rispondere e a manipolare pur di avere l'attenzione e la partecipazione dei ragazzi e delle persone. E quindi questi ambienti sono estremamente attrattivi, addirittura creano dipendenza. Ecco, non è sufficiente fare la predica, mettere in guardia o colpevolizzare o sminuire, svalutare questi fenomeni. Noi dobbiamo rappresentare l'alternativa, un'alternativa valida. Però dobbiamo portare uno sguardo su di noi. L'assessore prima ha fatto un esempio di come una persona adulta può rendersi conto di quanto questi meccanismi influenzino noi per primi. Allora, la prima cosa forse da fare è essere un po' autocritici e fare quello che abbiamo scritto nel nostro titolo. Educhiamoci noi per primi, lo stiamo ribadendo molto spesso. E poi qualcuno oggi pomeriggio ha sottolineato con forza la necessità che non abbiamo degli alibi, l'ha detto anche lei prima, non possiamo sempre dire la società o i media, eccetera. Noi per primi, io stasera, io oggi, in questo momento, per i miei figli. E poi l'esempio, perché anche lei ci ha sottolineato questa cosa, diamo l'esempio e creiamo occasioni. Ecco, anche nel pomeriggio abbiamo visto come si possa rallentare veramente il tempo, il ritmo, portare l'ascolto, eccetera. Con Emiliano Toso abbiamo fatto proprio delle esperienze reali, concrete, questo pomeriggio. Quindi lei sta veramente facendo una sintesi, una summa di molte cose che abbiamo sentito in questi giorni e le siamo veramente grati per un contributo da chi poi di fatto questi strumenti li conosce a fondo, li sa utilizzare anche a fin di bene, perché appunto sono strumenti straordinari, che però per finalità commerciali o per altre motivazioni tendono a fare leva
sui nostri bisogni, sui nostri istinti e cercare di creare dipendenze che non sono utili. Ecco, lei ha citato il senso critico e la capacità di discriminare. Spesso non ce l'abbiamo noi, quindi figuriamoci. Poi magari facciamo la predica ai ragazzini perché devono essere più critici, devono essere più consapevoli. Se portiamo un po' l'attenzione a noi per primi, ci rendiamo immediatamente conto di quanto sia difficile. Ecco, per cui questi temi ci interrogano come educatori, ma anche come persone nei confronti di noi stessi, su come vogliamo essere migliori. Abbiamo, per esempio, una sottolineatura da parte del pubblico in un messaggio che è arrivato, che dice che poi i bambini, i ragazzini o i ragazzi anche grandi, quando crescono, non hanno nessuna tolleranza a quelle piccole fatiche, anche nella ricerca di un lavoro, nella dedizione a una passione, e cercano la strada facile, per cui piuttosto cerco di vendere le foto o di entrare nel mondo della moda o di partecipare a qualche concorso che mi metta in evidenza, ecco, perché sono un po' disabituati alla costruzione quotidiana di una competenza, di una fatica o anche semplicemente a guadagnarsi il denaro da spendere. C'è sempre il sogno della scorciatoia, eccetera, che poi è illusorio. Ecco, per cui se lei vuole un commento anche su come possiamo aiutarli a recuperare questa quotidianità della fatica, della costruzione delle proprie conquiste e della propria identità. È molto vero quello che è stato detto adesso. Una piccola premessa: che quello che noi chiamiamo virtuale per loro è reale. Quindi questo è molto importante. Cioè, noi diciamo quello è virtuale, quella è la loro vita. Questo è molto importante perché i meccanismi che si attivano a livello cerebrale sono completamente diversi tra i nostri e i loro. Cioè, per loro la stanza virtuale non è virtuale, è reale, cioè è quello che loro fanno, è la normalità. Quindi noi dobbiamo, quando ci interfacciamo con loro e gli cerchiamo di spiegare i meccanismi, partire da questo punto di vista. Non dobbiamo approcciarci col nostro punto di vista, ma con il loro punto di vista. Dobbiamo entrare nella loro mente e quindi da lì partire per aiutarli e per portarli fuori. Perché, appunto, poi ribadisco, come ha detto lei, è molto vero, illusorio, perché anche fare l'influencer, molti che hanno iniziato, dopodiché diventano schiavi di tutto questo, gli devi stare sempre dietro, sì, anche perché ci sono critiche costanti, continuative, attacchi a cui bisogna rispondere, è normale che più divento visibile, più vengo visto da tante persone, quindi c'è anche chi mi attacca. Io questo glielo spiego a tutti, attenzione, perché la popolarità ha due facce e quindi questo è già un dato di realtà. Noi gli dobbiamo dare opportunità ai dati di realtà, perché lì dentro non gli fanno vedere i dati di realtà, gli fanno vedere quello che gli vogliono far vedere. E tutto questo è tutto e subito, anche questo meccanismo proprio del clicca e ottieni, fai quello e ottieni, cerca e ottieni, pim, pim, tutto, ci ricorda tutto, fa tutto. Anche le case, cioè ribadisco, cioè Alexa che fa tutto, che ci ricorda tutto, che dice tutto, e calcantasto e sale la tapparella, e fai quello, ormai non pensiamo più a 360 gradi. Ecco perché dico, non è solo il discorso della piattaforma. E questo li sta portando che non hanno più perseveranza, non hanno più grinta, è tutto faticoso. Ma io nei miei social, la frase che è una delle frasi che mi fa bestialire di più, scritta da adulti, e non è facile, non è facile, non è facile, non è facile, lo sento più dagli adulti. Cioè, se loro crescono con un adulto che è sempre lì e non è facile cambiare, non è facile mettersi in discussione, è facile quello che dice lei, certo che è più facile la parola. C'ho 20 anni di esperienza, è normale che ve lo spiego facile, basta vedere anche Cannavacciuolo quando fa ta-ta-ta-ta e due o tre cose, per lui è facile, grazie, poi lo andiamo a fare a casa, è una schifezza patentata. Questo è normale, lo capisco che sia più facile quando ve lo spiego, ma facciamo anche attenzione noi all'ambiente in cui li cresciamo, perché se li cresciamo con il non è facile, con tutto difficile, con anche l'iperprotettività, perché molte volte il senso di fatica viene tolto da dentro casa. E i compiti, allora troviamo la scorciatoia, è la giustificazione, è la cosa, è tutta una scorciatoia, anche dentro casa. Questo non va fatto, no, perché c'è già quello che gli fa fare clic e subito, e oggettivizza tutto. C'è un'oggettivizzazione costante e continuativa, quindi noi a quello non possiamo, l'unico modo per contrastarlo è toglierlo qui.
E non ho voglia di fare quello, non ti preoccupare, non faticare. Poverino, il bambino ha faticato e quindi, poverino, ha faticato. Se io non dormivo la notte, a pedate mi ci mandavano a scuola lo stesso, anche se non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Non dico che certi metodi fossero corretti prima, si sapevano molte meno cose, ma appunto perché si sanno oggi non li dobbiamo mettere in atto. Quindi creiamoglielo un po' così anche il senso di fatica. Perché quello glieli toglie da certi punti di vista. Quindi attiviamo tutto questo, facciamoli fare, facciamoli sperimentare. Io vedo sempre questa ricerca di la scuola più facile, la cosa più facile, tutto più facile. E poi mi dicono, ma non riesci a faticare. Signori miei, poi ci sono dall'altra parte bambini che, poverini, no, non hanno il tempo neanche non lo so, perché hanno le agende che sono più piene della mia, fondamentalmente. No, se non gliela posso portare perché abbiamo canto, abbiamo, sto maledetto, abbiamo. Io quando lo sento il laser, vorrei certe volte, identificateli sti bambini, perché già quei maledetti cosi lì stanno sempre, cosi, perché mi piaceva quando me lo dicevano sempre, quei cosi che usi, mia nonna, le cose, mi faceva ridere. Stanno sempre lì al noi, e noi, e tutto noi, proprio per abbassare i livelli di confini e rischiare, quindi sei parte di tutto. Fuori, toglietegli questa cosa, identificateli, strutturateli. È l'unico modo. Questo è l'unico modo. Ridiamogli il senso di fatica, la perseveranza. Anche perché poi quando capiscono che sono autoefficaci, fanno, perché ce li hanno le risorse, sono pieni di risorse, dobbiamo solo tirargliele fuori. È importante, cioè i primi motivatori, siamo i primi che gli dobbiamo dare opportunità, sono scuola, famiglia, sport. Puntiamo troppo poco sullo sport in questo paese, su tutte le attività creative. Dove c'è creatività, dove c'è curiosità, dobbiamo creargli tutto questo. È normale che se non c'è un ambiente, ma se tutto anche lì prestazione, cioè è normale che se un bambino deve avere la prestazione a tennis, la prestazione a musica, dov'è il piacere? Dentro un social network. Capite che siamo noi che sbagliamo e fateli divertire, ma perché devono essere per forza Nadal quando gioca a tennis o per forza quello, per forza tutto così? Togliamoci sta cosa dalla testa, facciamoli liberare, facciamoli esprimere. Quest'ansia da performance, dentro e fuori, dentro e fuori. Fai il giochino che ti filmo. È normale che se poi lo filmi e lo metti sui social gli viene l'ansia da prestazione. I genitori devono togliersi quel maledetto telefono. Fateli giocare, fare gli sport, fare le cose senza condividere. Senza condividere. Che frega il mondo della pagella di un figlio o delle altre cose, di tutto quanto? Non è un metro di valutazione della buona o cattiva genitorialità. È importante questo che si capisca. È l'unico modo per contrastare. Non è perché le regole ci sono, che non possono entrare sotto una certa età. C'è, eppure lo fanno. Che Squid Game non può essere visto sotto i 14 anni. C'è, ma sono tutti bambini e preadolescenti che lo stanno vedendo. Che le mettiamo a fare queste regole, se tanto vengono infrante? È perché il genitore che non vuole faticare. Lo so, ma poi se gli dico di no, si arrabbia, dobbiamo litigare e fa fatica. E allora che volete da me? Cioè, nel senso, a un certo momento anche io depongo le armi, mai, faccio le battute, ma non le deporrò mai. Sa, perché il giorno che non ho più questa passione, cambierò lavoro. Esattamente come noi, perché comunque in ogni caso la voce la vogliamo far sentire. Oggi pomeriggio abbiamo commentato col dottor Crepè che uno degli obiettivi di un festival come questo è anche metterci un po' scomodi. È anche metterci un po' scomodi, perché non ha molto senso poi piangere sul latte versato quando magari abbiamo abdicato alla nostra funzione educativa prima. Ecco, quindi siamo assolutamente d'accordo che le regole ci sono, il buon senso, se lo vogliamo, lo possiamo prendere e la cultura dell'alibi non ci deve più coprire, insomma, non possiamo nasconderci dietro un dito. Le possibilità ci sono perché comunque il messaggio che noi vogliamo dare è certamente critico, ma anche positivo, cioè queste cose si possono affrontare se cambiamo un pochettino lo sguardo su di noi come adulti e
e sulle nostre bambine, bambini, ragazze e ragazzi, come lei ci ha molto chiaramente illustrato questa sera, le siamo veramente grati, questa capacità di ascoltarli, di entrare in quel mondo e di essere significativi in quel mondo, perché se non lo siamo noi, lo sarà qualcun altro che è pronto lì a influenzare. Ecco, quindi non è criticando quel mondo che siamo più forti, ma rappresentando un'alternativa più valida dal punto di vista relazionale, esperienziale, dell'ascolto e della nostra solidità. Siamo veramente contenti non solo per l'intervento in sé, ma anche per questa passione che lei ha messo, che ci accomuna, che speriamo che non perda, come ha detto prima. Noi a nostra volta ne siamo contagiati e speriamo anche di essere contagiosi. Siamo anche molto contenti di tutti i fili che si sono collegati tra i vari interventi e molte cose che lei ha detto con le sue parole e dal suo punto di vista hanno riguardato anche altri incontri, e anche questa è una cosa importante perché le voci autorevoli ci sono e anche se arrivano da mondi diversi si collegano tutte, quindi questo è un contributo sempre più solido che si è strutturato anche in queste 5 giornate. Giornate che continuano domani, lo dico per chi ci segue. Prima ho sbagliato il nome del sito, che è www.educhiamocivittorioveneto.it, quindi mi raccomando, se volete seguire i nostri eventi consultate quello giusto, che è questo. E adesso passo la parola per una conclusione all'assessore Antonella Caldarte, che è qui con noi, e poi saluteremo Maura Manca e tutti gli spettatori. La ringrazio, anche da parte mia è stata una serata davvero interessante, con dei suggerimenti, delle suggestioni profonde, serie, approfondite anche. Però se mi permette di chiudere con un po' di leggerezza, senza nulla togliere ovviamente all'importanza di ciò che lei ci ha detto, vorrei dirle che questa sera Maura Manca senza dubbio avrà dei nuovi followers, e sono followers non acquistati ma guadagnati con la serietà di quello che lei ci ha detto. Grazie mille. Grazie di cuore a voi anche per tutto il percorso che avete attivato, per l'importanza di ogni argomento che avete scelto, perché questo è fare rete, quindi sono onorata di essere qui, contenta, e grazie davvero a voi. Grazie a lei, arrivederci. Grazie a lei e buonanotte a tutte le persone che ci hanno seguito, appuntamento a domani con Educhiamoci, giornate per l'educazione.